La presentazione di Sky dell'UEFA 2024 Euro e degli eventi del Sky Sport Italian Summer si è svolta nel maestoso Palazzo Reale martedì. Questo evento ha portato alla luce diverse discussioni sul futuro dell'Inter di Milano, in particolare riguardo alla nuova partnership con Oaktree. A margine della conferenza, il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio ha rilasciato un'intervista in cui ha affrontato la nuova fase dell'Inter con il marchio Oaktree. Di Marzio ha sottolineato che l'intenzione sembra essere quella di costruire una squadra ancora più forte, senza la necessità di vendere immediatamente i migliori giocatori. Secondo lui, la conferma della gestione è importante, considerando che negli ultimi anni si è formata una squadra competitiva a costo quasi zero. Questo suggerisce che l'Inter di Milano potrebbe trovarsi in una posizione solida per continuare la sua traiettoria di successo senza sacrificare i suoi principali talenti. Rimanete fino alla fine per non perdere nulla, poiché queste informazioni sono importanti per il futuro dell'Inter, ma prima, mettete mi piace e iscrivetevi al canale per ricevere le prossime notizie sui nerazzurri qui. Di Marzio ha anche commentato l'interesse dell'Inter per alcuni giocatori specifici. Uno dei nomi menzionati è stato Gudmundsson. Il giornalista ha rivelato che club come Napoli e Juventus hanno già dimostrato interesse per il giocatore, ma anche l'Inter è interessata a lui. Tuttavia, affinché l'Inter riesca ad acquisirlo, sarebbe necessario prima vendere un altro giocatore per fare spazio nella rosa e nel budget. La situazione è delicata, poiché il Genoa, club attuale di Gudmundsson, vorrebbe chiudere il trasferimento entro il 30 giugno, imponendo una scadenza stretta per i nerazzurri. Un altro punto affrontato da Di Marzio è stato il rinnovo di Lautaro Martinez. Ha rassicurato i tifosi affermando che non c'è bisogno di preoccuparsi, poiché il giocatore è disposto a rimanere all'Inter. Di Marzio ha spiegato che i procuratori stanno facendo il loro lavoro, e è una questione di tempo prima che le parti raggiungano un accordo soddisfacente per entrambi. Lautaro è stato una pedina fondamentale per l'Inter, e la sua permanenza sarebbe una notizia molto positiva per il club e i suoi tifosi. Inoltre, Di Marzio ha menzionato la situazione di De Laurentiis, giocatore che Giuntoli, dirigente del Napoli, vorrebbe portare alla Juventus. Tuttavia, ha espresso dubbi sulla possibilità di una trattativa tra Napoli e Juventus a causa di recenti avvenimenti che hanno reso difficili i rapporti tra i club. Di Marzio crede che Antonio Conte, se firmerà con la Juventus, vorrebbe contare su De Laurentiis come uno dei primi acquisti, il che aggiunge una complessità alla situazione. E voi, tifosi dell'Inter di Milano, cosa ne pensate delle prospettive della squadra con la nuova partnership Oaktree? Credete che il club riuscirà a mantenere i suoi principali giocatori e a rafforzare ancora di più la rosa? Condividete la vostra opinione nei commenti e mettete mi piace al video per non perdere le prossime notizie sull'Inter. Forza Inter!